Viabilità. Riaperto al traffico il ponte dell'Armi tra Colle Valdelsa e Poggi Bonzi dopo i lavori di ammodernamento. Presentata la relazione sul sociale 2009, fotografia di importanti aspetti della società in provincia di Siena. Ambiente. Si è conclusa con successo l'edizione 2010 dei cantieri della biodiversità. L'intervista con Simone Bezzini per fare un bilancio dell'anno trascorso e analizzare le prospettive per il futuro. Lunedì 13 dicembre è stato riaperto il ponte dell'Armi, che in estate era stato chiuso per lavori di ammodernamento. L'infrastruttura che collega Colle Valdelsa a Poggi Bonzi ha subito interventi per il consolidamento, l'adeguamento alla normativa sismica, l'allargamento della sede stradale e la correzione delle due curve di ingresso al ponte con l'inserimento di nuovi guardrail. Alla cerimonia di riapertura hanno partecipato, oltre al presidente della provincia Simone Bezzini, i sindaci di Poggi Bonzi e Colle Valdelsa, Lucia Coccheri e Paolo Brogioni. Oggi si completa un'opera fondamentale di collegamento tra le due città più importanti appunto di questo territorio, Colle e Poggi Bonzi, ma si realizza anche un'opera importante per la viabilità provinciale, un'opera che ormai negli ultimi decenni era impellente e necessaria, un'opera che si realizza in tempi tutto sommato ragionevoli anche per i disagi che comunque si sono creati e quindi un'opera che ridà sicuramente più sicurezza alla viabilità, più forza a questo territorio, ma anche un'opera che consolida la volontà di queste amministrazioni, delle istituzioni, di essere attenta alle problematiche del territorio e della viabilità in particolare. È stata presentata la relazione sul sociale 2009. Si tratta di un documento che analizza diversi importanti aspetti riguardanti il tessuto sociale in provincia di Siena, uno strumento grazie al quale le amministrazioni locali possono pianificare al meglio il loro lavoro. Sull'argomento abbiamo intervistato l'assessore al welfare Simonetta Pellegrini, alla quale abbiamo chiesto qual è il dato più importante emerso dalla relazione sociale 2009. La provincia di Siena vede già da alcuni anni, ma in particolare quest'anno ce ne rendiamo pienamente conto, una nuova ripresa delle nascite. La provincia di Siena come tasso di natalità nel 2009 era la terza nella regione toscana, quindi prima è Prato, seconda è Pisa, terza è la provincia di Siena. Questo è un dato molto interessante, è segno di una società dinamica. Si è conclusa l'edizione 2010 dei cantieri della biodiversità. La 3 giorni di studio dedicata all'ambiente promossa da Provincia di Siena, Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale e da Federparchi, quest'anno si è presentata con una formula rinnovata. Accanto alle giornate di workshop dedicate agli addetti ai lavori, si è svolta una giornata di dibattito aperta al pubblico e alla stampa. Quest'anno inoltre è stato istituito il premio giornalistico Raccontare la biodiversità, aperto a giornalisti e studenti di tutta Italia. Presidente della giuria il professor Luigi Boitani dell'Università La Sapienza di Roma. A lui abbiamo chiesto di parlarci degli elementi più importanti emersi dal dibattito di quest'anno. Gli elementi più importanti sono che il monitoraggio, cioè il misurare ripetutamente la stessa variabile sul territorio, è un qualche cosa di fondamentale, importante, urgente, non più rimandabile, e però nessuno in Italia lo fa. Noi dobbiamo misurare quello che facciamo sul territorio per avere anche un riscontro della bontà delle nostre azioni, dei soldi che noi abbiamo speso. Se facciamo un'area protetta, vogliamo misurare quanto questa area protetta davvero protegga la specie, la biodiversità che è contenuta o no. Per l'intervista di questa settimana abbiamo raggiunto il presidente Simone Bezzini. Presidente Bezzini, il 2010 è stato un anno difficile dal punto di vista economico. Vogliamo fare un bilancio? Sì, è stato un anno complesso, insomma. La provincia di Siena, come le altre realtà della regione del paese, ha sofferto, insomma, per gli effetti della crisi. Anche se dobbiamo dire che, nonostante le difficoltà che hanno riguardato e stanno riguardando tante imprese, migliaia di lavoratori, la provincia di Siena ha tenuto un po' meglio, insomma, rispetto al resto della Toscana e rispetto al resto del nostro paese. Così come va detto che la quantità di misure presa in provincia di Siena, che non ha precedenti, diciamo, non ha paragoni, insomma, con altre realtà, diciamo, del paese, ha prodotto degli effetti di contenimento delle ricadute negative della crisi. Alcuni numeri. Basti pensare che per quanto riguarda il mondo del lavoro, privo di tutele, di ammortizzatori sociali, insomma, quindi le fasce più deboli del mondo del lavoro, sono stati fatti interventi che hanno riguardato più di 4.000 persone.
Oppure pensiamo alla finanziaria senese di sviluppo, insomma, no? Anche lì ricapitalizzata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dove si sono fatte alcune centinaia di operazioni tese ad alleviare i problemi di liquidità delle piccole imprese. Oppure i tavoli istituzionali per gestire le crisi aziendali, dove con un'attività, diciamo, di coordinamento, accompagnamento, si è evitato che alcune situazioni aziendali molto rilevanti e particolarmente complesse in qualche modo degenerassero finissero, diciamo, in elementi di tensione sociale. La crisi ovviamente non è finita, soprattutto sul fronte occupazionale, dall'altra però il tessuto senese ha saputo reagire meglio, insomma, ha messo in campo una serie di anticorpi tesi non ad eliminare, ma almeno a limitare gli effetti della crisi. Quali sono le prospettive per il 2011? Allora, è chiaro che qualche timido segnale di ripresa lo abbiamo avuto, molto timido, questo va detto, penso al manifatturiero, alle esportazioni. Tuttavia dobbiamo dire che se da una parte qualcosa si muove, questo non produce effetti per ora sull'occupazione. Cosa voglio dire? Che ad oggi i timidi, ripeto, molto timidi segnali di ripresa non riescono a recuperare i posti di lavoro che si sono perduti negli ultimi due anni. Su questo ci stiamo muovendo anche con strumenti, penso allo strumento delle borse lavoro, insomma, che cercano di spingere verso il reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo, insomma, dentro le aziende. Così come cominciamo a ragionare su alcuni progetti di prospettiva, su alcuni progetti strategici, insomma, perché, come ho detto in altre occasioni, bisogna certo difendersi dalla crisi, ma difendersi non basta, bisogna anche provare ad incrociare quelli che saranno i nuovi filoni di sviluppo dei prossimi 5-10 anni. Presidente, che augurio si sente di fare i senesi? Ma l'augurio sicuramente è che nel prossimo anno ci sia una ripresa, diciamo, dell'economia un po' più vigorosa. Questo secondo me è l'elemento più importante, perché se c'è ripresa economica si possono creare nuove occasioni di lavoro, se c'è ripresa economica più vigorosa si possono liberare risorse che servono a mantenere anche i servizi pubblici, insomma, quindi io credo che questo per l'Italia, per la Toscana ed anche per la provincia di Siena sia, come dire, l'augurio più importante, che ci sia una ripresa economica più sostenuta, perché questo potrà consentire di garantire un benessere, diciamo, quel benessere che abbiamo conquistato negli ultimi decenni. Grazie. Tanti tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini della provincia di Siena. Auguro molto volentieri a tutti i cittadini della provincia di Siena buone feste e soprattutto un buon 2011. Ai cittadini della provincia di Siena auguro di trovare sotto l'albero tanta serenità per poter affrontare questo momento di grande crisi. Agli amministratori, a tutti noi amministratori, ovviamente l'importante compito di ovviamente studiare e pensare ovviamente nuove idee per poter in qualche modo dare delle risposte ai cittadini e ovviamente permettere a tutti noi di togliersi da questa crisi che evidentemente ci attanaglia e non ci permette di progredire. Io auguro alla provincia di Siena e a tutti i suoi cittadini un 2011 sereno, un 2011 ricco di soddisfazioni e sicuramente un 2011 che porta in questa provincia lavoro, ricchezza e appunto serenità. Auguri a tutti gli amici e cittadini della provincia di Siena.